La prima domanda che voglio farti è appunto quella di definirmi che cos'è una single di Dio, perché insomma si intuisce, però onde evitare insomma che ognuno dia la propria risposta, ce la dai tu così ci fai capire bene di che cosa stiamo parlando. Ci proviamo. Innanzitutto volevo salutarvi anch'io, ringraziarvi di questo invito. Come si sentirà forse dal mio accento, non sono propriamente sarda, ma lo sono diventata per scelta e quindi sono molto molto felice di essere qua. E, allora, chi è una single di Dio? Diciamo che la difficoltà di Cinzia di immaginarsi le problematiche di una single sono tipiche di chi single non lo è stato per molto tempo. Chi invece tra noi, magari qualcuno c'è, ha passato 1, 2, 3 anni e magari ne possiamo aggiungere a volte anche degli zeri, sa che se questa condizione non è stata scelta, ma viene un po' subita o perlomeno non si incontra la persona giusta, insomma, qualche difficoltà, questa condizione la crea, soprattutto quando non si hanno più 20 anni e nemmeno 25. Allora, in realtà io per alcuni anni, quando insomma, mi sono trovata in questa condizione, ho cercato qualche risposta, no? Nelle librerie, però più quelle da supermercato o da stazione dei treni, no? Quindi c'erano questi libri dai titoli terribili, tipo Falli soffrire, gli uomini preferiscono, cioè, oppure i classici, le donne vengono da me, insomma, ecco. Qualcuno fa cenno di sì con la testa, quindi vuol dire che non sono l'unica che cercava risposte in questi libri. In amore vince chi fugge, non l'hai Ecco, trovato. È forse un quello mi è classico. mancato. Però cercavo qualche risposta, e in realtà alcuni di questi libri sono anche molto carini, molto piacevoli, insomma, e qualche piccola intuizione poi c'è, ci mancherebbe. Però quello che mi mancava era provare a vedere questa condizione da un punto di vista un po' particolare, che però era il mio, cioè di una persona, diciamo, che ha un cammino di fede, che si riconosce, che va in parrocchia, che segue i ragazzini per fare accompagnarli alla cresima, e che quindi, come dire, non si rispecchia completamente in un personaggio alla Bridget Jones, per dire. Ha magari altre chiavi di lettura, però su un problema che condivide con tante altre coetanee. E quindi, riflettendoci, chiacchierando anche con molte amiche, alla fine mi sono detta: ma provo a scriverlo io perché devo andare cercando. E quindi da qui viene questa l'idea. E la single di Dio è proprio questo, nel mio immaginario. Poi in realtà sto vedendo che da quando il libro è uscito, 5 mesi fa più o meno, anche alcuni giovani uomini mi stanno scrivendo, quindi forse avrei dovuto allargare un po' la mia idea. Ma io pensavo alla single di Dio come una ragazza, diciamo, dai 30 anni in su, senza mettere un limite, è una ragazza che appunto vorrebbe, se sentirebbe dentro di sé il desiderio di un rapporto affettivo e anche eventualmente di una famiglia, eccetera, ma non riesce a realizzare questo suo desiderio e che però è al tempo stesso una persona appunto che lavora molto sul suo mondo interiore. Allora io, per la mia esperienza, il mio cammino, ho pensato alle ragazze appunto di parrocchia, eccetera. Però credo che questo valga un po' per tutte le persone che appunto lavorano molto su di sé, sulla propria interiorità, si fanno molte domande e quindi non si accontentano delle risposte da manuoletto, tipo quelle dei libri che citavo prima. Un po' questa era la mia idea.